È una Pasqua indubbiamente anomala, quella del 2020, dove le famiglie non si sono potute riunire, abbracciare e fare gli auguri, come insomma sempre accadeva. È una Pasqua anche che ci regala scenari davvero inconsueti, come una città di Arezzo completamente vuota. Qui siamo nella parte alta della città, da dove inizia il nostro viaggio. Questo è il Duomo di Arezzo, dove poche ore fa l'arcivescovo Riccardo Fontana ha celebrato la Santa Messa a porte chiuse. Dal Prato a Piazza Grande, la stessa piazza che pochi mesi fa era stracolma di turisti, la città di Arezzo si presenta così. Il sindaco Ghinelli, oltre ad emanare l'ordinanza di chiusura dei supermercati e di tutti gli esercizi pubblici, perfino dei tabacchi, ha anche firmato l'ordinanza di obbligo delle mascherine monouso. Gli aretini le dovranno indossare in spazi chiusi, pubblici o privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi di linea taxi e noleggio con conducente, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando si è in presenza di più persone, fermo restando l'obbligo di mantenere sempre la distanza sociale. Saranno esentati soltanto i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone che non tollerano l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche che saranno attestate da pediatri o medici di base. L'ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 3 di maggio compreso.